Nuova, una possibilità nuova per aiutare dei piccoli pazienti che in realtà non riescono a chiedere aiuto spesso, però con un trattamento nuovo che migliora la qualità della vita. Sì, sono sempre di più i pazienti che hanno patologie respiratorie, acute o croniche che si possono riacutizzare, pazienti con malattie neuromuscolari, pazienti con malattie di altro tipo che hanno bisogno di una ventilazione, sia in ospedale che talvolta anche a casa, a domicilio. La ventilazione non invasiva è una ventilazione che non necessita di intubazione, quindi permette un approccio attraverso il naso cannula, maschera facciale, di un approccio diciamo, respiratorio meno invasivo appunto, ma che permette di gestire con meno fatica respiratoria e con più possibilità di ossigenazione e di smaltire la CO2 questi pazienti. Noi stiamo portando avanti questo corso formativo che è molto importante perché sia i medici ospedalieri che i medici del territorio è importante che conoscano queste tecniche perché fondamentalmente diciamo, con la sopravvivenza di molti prematuri, con la sopravvivenza e il miglioramento delle condizioni di salute diciamo, di varie malattie che adesso vengono curate e più spesso questi pazienti diventano pazienti cronici, è necessario che molti di più siano a conoscenza di queste tecniche e le possano attuare. Dottore, come reagiscono le famiglie, i parenti del neonato al nuovo trattamento? Allora, la prima reazione è sicuramente di paura perché non la percezione che sia aggredito da tecniche che possono fare male al loro bambino. Poi dopo pochi minuti si rendono conto che il bambino ne ha un beneficio. Prima il bambino si oppone, piange, contrasta, poi comincia ad averne un beneficio e quindi si rasserena e questo naturalmente induce la madre ad essere più tranquilla. Che è la scelta che hanno fatto i medici, è una scelta nell'interesse del bambino ovviamente e quindi comincia a guadagnare anche un po' di fiducia nei confronti dell'operato del medico. I nuovi trattamenti di ventilazione sono diversi, il caschetto o anche una tecnica con delle piccole manovre, voi quale utilizzate? Sì. E noi nel nostro centro utilizziamo prevalentemente l'ossigenoterapia ad alti flussi, che è una tecnica minimamente invasiva, che si eroga una miscela di riossigeno umidificata e riscaldata attraverso delle nasocannule che non disturbano il bambino continua ad alimentarsi al poppatoio, è una patologia in genere si utilizza prevalentemente nei bambini della prima infanzia, quindi primo anno di vita, ed è una tecnica che sta prendendo sempre più piede. Altre tecniche sono tecnica del casco, sono entrambi due tecniche valide, l'importante è che ogni centro utilizzi la tecnica che gli operatori sanno gestire meglio.